Ale. Ale inizi di potere robotico. Abbiamo un cavaliere dello zodiaco. Dopo tanto tempo torniamo a recensire anche i cavalieri dello zodiaco. Come giusto per i nostri fan, insomma per la nostra piccola sezione dei cavalieri dello zodiaco, andiamo a recensire uno degli ultimi usciti, ossia Aiakos della Garuda, uno dei tre giudici al servizio di Hades. Quindi nella gerarchia degli spettre, qui siamo ai vertici. Esatto. E vuole fare una premessa? Di non rompere i coglioni perché ha fatto male. Allora, per dirlo subito. No, ma ha ragione. E sì, è sicuramente posato da schifo, cosa della quale noi non ce ne frega un cazzo. E ne andiamo fieri. Molto. E poi perché è un soggetto molto ben realizzato, ma alquanto instabile. Mm-hmm. Perché i cornini, salta via, che è tutto che è un piacere. E la cintura. È una gioia. Oh, vediamo che è abbastanza carico. C'è una suplice. Pesa. Molto. Infatti, sono fin forse troppo appellate queste suplici. Detto questo, se lui vorrete criticare la posibilità, criticate. Lui, tra l'altro, io l'ho fatto uscire in questa configurazione, sia col ciuffo molto da panuccio. Ah. Poi dopo, se non, la gente non capirà che cosa vuol dire ciuffo da panuccio, sono cazzi loro. Bene, noi ciuffo da panuccio. Non è da frontolano. No. Anche adesso è stato molto. Ho voluto dare una mano. Ha voluto dare. C'è cioè quel ciuffo un po' arrogante. Che ne nasconde gli occhi. Mm. Sebbene lui comunque sia un figo. Sicuramente. Un figo. Ce lo diranno le donne. Le donne piace. Alle donne piace. Poi sai, è un po' quel maschio un po' ribello, un po' stronzo, un po' cattivo. Un po' scuro. Poi ripeto, insomma. È uno dei tre giudici. Cioè, che fine fa questo stronzo di giudice? Che fine fa? Nella serie animata. E che inizio, o anche che inizio e che fine ha? Allora, lui è uno dei tre giudici che si. È quello che si vede di meno. Okay. Nella serie. Mi conferma? Penso di sì. Sì, va bene. Insomma, va bene. Serie, sicuro di cosa. Ma guardi, io avrei delle cose da dire. Dica, però, dica. No, non è il personaggio giusto. Quando comparirà il personaggio giusto, vomiterò tutto quello che devo vomitare sugli ultimi 10 anni di quello che le produzioni hanno. Senseiane hanno dato a noi. Non senseiane, Saint Seiane. Non senseiane. Questo non sarebbe il personaggio giusto, insomma. Ci sarà un personaggio che una volta che sarà qua, credo, sì, perché credo che lo comprerà, quando lei è malato, sì. Quindi comprerà. Beh, è un soggetto femmina. A quel punto lì io aprirò una diga. Diciamo che ci sarà, fra qualche mese, lo straccione parlerà. Io parlerò, per il momento non pesantemente parlo. Sì, perché non mi sembra che lei comunque sia in dissing verso la produzione. Io non ne posso più. Non ne può più. Lei è un po' offeso. Io sono molto offeso. Lei è offeso. Io sono molto offeso. Questa sua offesa, sì. Ha raggiunto il culmine con l'ultima produzione o il vaso era già pieno? Allora, il problema sta in questi termini, nel senso che io amo i Cavalieri dello Zodiaco. E va bene, come anche sottoscritto. Come tanti altri. E abbiamo avuto negli ultimi anni. Siamo stati feriti. Sì. In qualsiasi maniera. Sì. Delle volte volontariamente, secondo me, e delle volte involontariamente. Sull'involontariamente non lo so. No, credo in un paio di occasioni credo involontariamente, ma lo dirò al tempo debito. Ok. Il problema sta nel fatto che qualsiasi cosa faranno, sì. Quindi sequel, prequel, stronsedi, remake, reboot, ci si cascherà dentro. O comunque si guarderà quello che produrranno per l'amore che noi proviamo per questa serie, per questi personaggi e naturalmente io mi riferisco alla serie storica. Certo. Quella roba là. Certo. Quella roba là.
E quindi poi io dico, quando allora aprirò il vaso di Pandora, sì. Non lo apro stasera. No, 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 stasera. No, no, no. Però bello, sarà bello, un'apertura pensavo. Che sarà fine a se stessa. Ah, perché comunque sia, anche se criticherò. Tanto a noi non ci ascoltano. No, a parte che non ci ascoltano, ma continueremo a guardare. Sì. E anche ultimamente, comunque, in rete sì. C'è tanta gente, ma anche del Sollevante. Che è ferita. Che è molto ferita, addirittura con scuse pubbliche della Toei verso i fan dei Cavalieri dello Zodiaco per l'ultima produzione che c'è stata, che è Santia Show, che è qualcosa che va oltre a quello il che... Il consentito. Sì. Cioè, sì, sì, per me sì. Siamo andati oltre il consentito. Allora, se il Tenkai si chiamava, quindi quella parte dell'inferno, quella parte dell'ultima no, serie animata. No, allora, l'inferno era il Meikai. Meikai, ecco. Perché allora, il Tenkai che... è, vuol dire... È quello del paradiso, sì. Allora, il Meikai era qualcosa che ci ha sconvolto... dentro, soprattutto probabilmente quando l'abbiamo visto in giapponese, dove Orfe, insomma... No, allora, diciamo che lì hanno ripreso di pari passo il manga. Sì, che il manga... era meglio se prendevano di pari passo le proprie madri e ne facevano... Stia buono. Non esageri. Cioè... Però l'abbiamo, come posso dire, l'abbiamo digerito. L'abbiamo messo forse lì. L'abbiamo cagato. L'abbiamo digerito, l'abbiamo cagato, l'abbiamo messo lì. Vabbè, basta. Ci hanno fatto Omega anche in questo. Io Show lo sto leggendo, ma non ho guardato. Non voglio andare oltre. Non voglio andare oltre perché quando ci sarà il personaggio giusto, a quel punto lì, tutto sommato, Iacos fa ancora parte di quella parte di Cavaliere del Zodiaco. Della parte sana, sì, perché parte comunque buona. Sia deriva dal fumetto, che è il fumetto giusto, di Kurumada, quello classico, disegnato male, cagato male, scritto ancora peggio, ma erano quei tempi lì. E poi aggiustato con una serie animata sublime e dal nostro doppiaggio stratosferico. Bravo, anche se la serie animata che ha riguardato lui non era così sublime. No. Diciamo che la parte, anzi era... la parte veramente buona si ferma ai primi 104. I primi 13 episodi. No, i primi 104. Ah, okay. E i 13 del capitolo di Hades riguardante il santuario. Benissimo. Li raggiungiamo, apici. Benissimo. Da lì in poi. C'è stato un baratro sì, che non ha avuto soluzione di continuità, cioè è stato un continuo da solo errore. Omega dirò. Lei dirà, no? Dirò. Ma dirà. Io non per vedo il momento l'ora. Parliamo di Aya. Io non vedo l'ora, però cercheremo, dato che ci saranno altri midclot, sì. Di alimentare questo fuoco. Sì, ma vedrà che tanta gente è d'accordo con noi. Cioè... Ma io penso che tutti. Cioè i Cavalieri dello Zodiaco secondo me ha una fondamenta, il Cavaliere dello Zodiaco che ha delle potenzialità secondo me incredibili. Aveva o comunque ha tuttora volendo. E il problema è che ci vuole qualcuno che una produzione che abbia le capacità di sfruttare quel potenziale che negli ultimi 10-15 anni è stato preso e buttato le ortiche, se non dire dentro alla massa, insomma. Esatto. Comunque, tornando a lui, allora l'armatura è quasi totalmente in metallo, a parte gli avambracci che sono in plastica, tutto il resto è in metallo, a parte le ali poste sulla schiena e l'elmo naturalmente, e quindi non ho applicato le ginocchiere perché è una cosa inutile. Potrebbero avere la loro rilevanza nel qualora si mettesse Iacos seduto e quindi con il ginocchio praticamente piegato a 90 gradi. E quindi a quel punto si vedrebbe la parte scoperta delle ginocchiere. Però in questo caso, per rimanere a tema, in questo caso, così Chris Cosplay si lamenterà. Pazienza!
e le ginocchiere allora a quel punto le avranno una rilevanza. Bene. Ma in questo modo non hanno nessuna rilevanza e anzi romperebbero il cazzo, perché magari salterebbero via, e dato che ci sono già tante altre parti che sono messe lì, che stanno per lì per miracolo, non aggiungiamo delle altre. Sì. E comunque Bandai ha lavorato tanto e lavora tuttora tanto ai Cavalieri dello Zodiaco, e mi domando perché ci si continua a perdere nei soliti errori, quindi pezzettini che si staccano qua e là. E questa cosa un pochettino mi scoccia. Per l'appunto adesso vi faccio vedere la scatola. È un pezzo che è già diventato rarissimo, addirittura è uscita, e già si parla di cifre di circa 200 euro per acquistare. Ma questo è appena uscito, no? Sì. È la Madonna. È volato. Sì, perché comunque Bandai sta producendo pochissimi, molto meno della richiesta di mercato, e quindi quelli che ci sono vengono tutti ciucciati. Io ho preso questa versione, però è la versione con brown box. Ah, va bene. Quindi la versione più nobile, bene, perché io, dato che sono un nobile, mantengo la mia posizione di nobile. Giustamente. Vi faccio vedere anche le istruzioni, giusto per dargli un'occhiata di questo stronzo. E queste sono le istruzioni. Allora, piccoli cenni del personaggio, visto che prima siamo dibattuti in una digressione. Sì, che non era giustissima. Ecco. Allora, il personaggio di Ayakos è uno dei tre giudici, uno dei tre più spaccaculo, probabilmente tra i tre giudici quello che si vede di meno. Allora, quando è che si vede fondamentalmente agire questo spettro? Stronzo. Questo spettro. Si vede agire quando praticamente Canon ha perforato e sta andando marciando spedito per andare a fare il culo ad Hades, che forse anche Canon non sapeva bene cosa stava andando a incontro. Si ritrova i tre giudici, o almeno si ritrova Radamantis sulla sua strada, dice: che dobali, ancora te, allora gli molla due schiaffoni e sta per sconfiggere Radamantis. Allora, in aiuto di Radamantis, non voluto, arriva Minos che riempie i dorcioni il nostro amato Canon. Dai. E dopo che Minos sta avendo la meglio, viene interrotto da da Killu? No, da Ikki. Ah, da Ikki. Okay. O forse Killu stava schiaffonando. Comunque anche lui schiaffona Canon, gli fa il suo Garuda Flap, lo fa atterrare per terra, lo riempie di botte. Dice: io ti sto per accoppare. Sono tre contro uno. A quel punto arriva Ikki. Arriva un cavaliere con un spirito minacciosissimo, che è quello di Ikki, che fondamentalmente è il bronzino più forte. Che gli dice addirittura: l'inferno è casa mia. Andate a fanculo. Esatto. E a quel punto. Quello che voi chiamate inferno, io lo chiamo casa, gli dice. Nella versione italiana, non so in quella giapponese, però nella versione italiana lui dice: quello che voi chiamate inferno io lo chiamo casa. Benissimo. E quindi lui fa vedere subito le sue valle. Esatto. A quel punto se la intende un po' con Ayakos di schiaffonarsi. Ayakos gli fa il suo Garuda Flap, lo schiaffone, lo scaraventa a terra, Ale. Ikki si rialza, gli molla un ceffone che gli fa volare via l'elmetto. Cioè, un po' solite cose. Gli fa un altro Garuda Flap e patapum, a terra ancora lì un po' male. A quel punto Ikki si ribella, gli molla un altro due cartoni e lui dice: adesso ti faccio il culo, espando il mio cosmo, ti faccio un Garuda Flap. Tu atterri qua, fa la sua nella X del cazzo. E noi chi non atterra lo colpisce e gli fa male al popò. Esatto. A quel punto gli dice: mamma, guarda che te, c'è due volte lo stesso colpo. Non me lo fai. Non me lo fai. È inutile che insisti. A quel punto lì, e poi gli fa: io per essere più gagliardo di te è una cosa molto semplice, dove sono più veloce. Esatto. E quindi, sono più veloce di te, lo riempie d'orcioni, lo sconfigge. A quel punto anche Minos se ne va, perché è un po' intimidito. Dice: ma sono cofommi. Esatto, no, prima di prendere due sberloni, aspetta che me ne vado. E, a quel punto restano Ikki e Canon e c'è Radamantis. Naturalmente Canon, da gentiluomo, dice: no, ma tu vai, ti raggiungo adesso io qua con Radamantis, facciamo un duetto. Facciamo un duetto e poi dopo quel che sarà, sarà, ecco. Ikki se ne va.
Ajakos è sconfitto e la storia continua. Evviva! Evviva! Però non continuiamo a raccontarvela, perché tanto quello che era importante era raccontarvi due cenni così su questo personaggio. Così. È chiaro che stiamo parlando comunque sia, parte gli scherzi, di uno Spectre pare un Cavaliere d'Oro. Se non forse anche più Gagliardo. Sicuramente dei Cavalieri d'Oro più scarsi, probabilmente sì. È chiaro che la sua figura dura per 5 minuti forse nell'anime, sì, e forse non dura tantissimo, e poteva essere sfruttata meglio, anche perché è Minos quello che alla fine raggiunge sempre Ikki. No, alla fine lui viene lui si schiaffona con Crystal, con Hyoga, e lancia il suo ultimo non tanto il suo ultimo filo, si attacca alla caviglia. Sì, no, infatti, no, allora sì, mi sbagliavo, non era Ikki, era Hyoga, però era Minos che li raggiunge alla fine dei, dove c'è dopo quella dimensione, sì, 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 su quel baratro, sì, che solo non ricordo, che la suoplice di sì. Minos non è bagnata da un sangue, esatto, divino, e quindi scioppa, esatto, mentre gli altri proseguono, ok, e quindi viene sconfitto in quel modo, sì, Minos, sì, 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 sì. Non viene sconfitto sul campo. No, no, no. Come invece viene sconfitto sul campo il signor Ajakos. Tutto lì. Detto questo, penso che abbiamo detto tutto. Possiamo un attimo pesarlo. Sì. E poi lo pagelliamo. Vi sono tutti felici e contenti. Anche chi ci disprezza per le nostre pessime recensioni sui Midclot. Però, schiacci... Ecco. No, no, ti fermo, schiacci il tasto zero... No, quell'altro, lo tenga premuto, l'altro tasto, quello lì, tenga premuto, ok? Rischiacci ancora, lasci che si stabilizzi, e adesso possiamo posare. È un po' bisogna anche questa straccio bilancia. 276 grammi. Bene. Ora, prenda la straccio bilancia, spinga, così risparmiamo le pile, perché insomma... Insomma, siamo piccioni. Sì. Non lo girilliamo perché probabilmente cade. Non è inutile. Come perché, si soffia? Perché girellare? No, intanto non c'è niente da vedere. Allora, intanto le metto il nome Ikki. No, Ikki. No. Vabbè. In italiano Eako l'hanno chiamato. Sì. Eako, sì. Della Garuda, che della è la Garuda è un animale mitologico. Villano. Molto villano. Allora, impatto estetico, io gli do un 7, perché la soplice non è che mi piaccia poi tantissimo. Lei non so se è d'accordo, ma tanto se ne frega. Materiali, il 9 glielo do, come anche per la verniciatura, divina. Quindi 9? Sì, due 9 di fila. Posabilità? Merda. Sì. Scrivo merda invece che un numero. Allora, io do di merda. Allora, io scrivo un 5, però se lei poi vuole metterci di merda, è libero. Va comunque bene. È suo libero arbitrio. Accessori, tanti di più. Cosa vi posso far vedere? Ah, non so. Cosa c'è? Allora, tanto vediamo che ci sono 1, 2 e 3 piani. Allora, qui dove è contenuto i ciuffi, mica ciuffi e buona parte delle parti dell'armatura. Qui abbiamo, diciamo, la sezione delle mani, delle espressioni e della parte del totem. Bene. E ci sono anche delle mani strane, vedo. Sì, sì, perché, in maniera... perché lui quando lancia il suo Garuda Flap, probabilmente gli vengono le mani viola. Viola, va bene. Giusto. Perché, guardi, se cosa... perché quando fa il Garuda Flap, vede... dove cazzo? Qua. Ecco, sì, ha quelle manacce di viola. Ah, si vede anche qua, ecco. Quando sì, le incrocia sì, verso l'alto. Va bene. Vabbè. E poi abbiamo qui la sezione per le ali. Ah, qui ecco, erano 4 i repiani. E questo... Ah, c'è anche un displayone. Sì, una basetta, ecco. Un basone. Un bel basone. Un po' quello che prende lei generalmente nel weekend. Sì. Dei basoni. Boh, quindi gli accessori gli si può dare... Sì. Gli si può dare anche un 7, dai. Trasformazione non c'è. Dove siamo fermi? No, adesso vai. Ah, ok.
quindi trasformazione non c'è la confettura, quindi... allora la confezione, ma sì, il suo fatto lo fa, vediamo il logo X, Saint Cloth Meat X Garuda, boh, vabbè, soliti stronzati. Io gli do un 6,5 perché non è che sia niente di stravolgente questa confezione. Incazzatura, allora gli diamo un bel 7 perché bene. Comunque i pezzi che sa, fa incazzare proprio di coglione. Longevità, allora longevità nell'ambito dei cavalieri dello zodiaco non è poi, cioè sì, è importante, ma non è più per i completisti questo. Sì. Allora, se una parte vuol fare non saprei, spectre, allora lui è uno dei più importanti. Beh, questo sicuramente. Se uno fa gli spectre, è chiaro che facendo il ragionamento di prima che dicevamo sì, fino al 104esimo più i 13 cavaliere dello zodiaco sfiora il capolavoro, in più dopo c'è stato il Menkai che invece ha toppato, però Ayakos è comunque un personaggio che fa parte della serie classica. No, beh, ma e quindi secondo me chi siamo oltre la sufficienza, sì, è abbondante, perché comunque sia chi io fa Midcloth Ayakos ci vuole. Io sto pensando attorno a un 7, ma sì, non lo so, boh. Rapporto qualità-prezzo, allora, a parte le cifre che vi ho detto prima, che ormai sentite. Cioè, nel momento che tu hai Radamantis, devi avere anche gli altri due. Ah, cioè, Radamantis è un po' più importante. Sì, forse è quello più importante dei tre. Sì, è quello che fa la figura più grossa. Okay. Divide dato la però parte a quel punto lì è assurdo, cioè. Poi viene Minos, come, diciamo, come importanza, nelle, cioè come parte, come dimensione di parte. Come carisma. Neanche tanto, cioè, sì, perché gli danno comunque più battute. Sì, a Minos, sì. Lui c'ha sto ciuffo un po' da panuccio, un po' arrogante, ed è quello che poi... Poi diciamo che la sua figura avrà più rilevanza forse nello Canvas e anche nel Next Dimension, perché... Poi la sua armatura verrà usata da Suikyo, sappiamo che... Nello Canvas, Ayakos, mi perdo perché ho molto ricordo vago di quella serie, lui aveva, era molto irrilevante? Beh, lui era alla fine, lui diceva, quando viene alla fine Orcionato, che mi sembra che venga Orcionato da Sisifo, lui si scentra con Sisifo, mi sembra di ricordare... Alla fine qualcuno, non mi ricordo, con tutta l'armatura a tocchi, gli dice, beh, continua la tua vita come Suikyo. Ah, ecco, allora sì, no, ok. Sì, sappiamo che la figura di Suikyo è importante nel Next Dimension, anche sì, non so, però, che diciamo con che comunque lo Canvas che non è stato un po' discomunicato. Sì, non, io ormai non mi ci raccapezzo più, No, ormai ne hanno fatte tante. Vogliamo parlare qui di episodio G? No, ma parleremo, un giorno parleremo. Un giorno parleremo. Un giorno apriremo la porta. E adesso ritorniamo al rapporto qualità-prezzo. Sì. Che allora, il suo prezzo in pre-ordine era tra i 130 e i 140 euro. Adesso abbiamo già raggiunto cifre ben più alte, perché, ripeto, Bandai sui EX ci va piano alla produzione. Quindi io che cosa posso dire, basandomi su una cifra di 130-140 euro, che siamo un po' cari comunque. Siete un po' cari. Siete un po' cari. Oh, è abbondante, eh? Io nel rapporto qualità-prezzo direi un 5,5. Giudizio finale. A me sta suoplice, non mi gusta tanto. Che la mia suoplice preferita tra i tre giudici è quella di Radamante. Non so se anche la sua. Minos. Mi sono un po' antipatici, loro tre. Perché? Mi sono simpaticissimi. Sono gagliardi. Ma. Mi sono un po' antipatici. Vorrei capire. Vabbè, la gente arrogante invece piace. Ma non tanto per arrogante, non lo so. Hanno una loro parte di raccomandazione, secondo me. Meritata. Radamante è un po' proletario, eh. Cioè uno che viene un po' dal popolaccio su Radamante, quello ma che... Non lo so, boh. Cioè lui
E anche Minos fa molto il nobile, Minos. Ma può essere, sì, può essere che loro due fanno più i mardoni e invece il Radamantis sia quello più bottegaio. Sì, è anche quello che va un po' dietro a Pandora, va un po'... Sì, 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 è una figura diversa, sì. Insomma, una figura diversa. Diciamo però, che... Ma tutti e tre, stanno sul culo. Sì, che questo comunque non ha importanza sul giudizio finale. Cioè, nel senso, no. Anche la propria opinione, no, sul personaggio, no, no, quanto, no, ti piace, no, no, sicuramente. Questo personaggio comunque va un po' più preso per ciò che è, la sua figura, sì, che per quello che realmente è. Non so se mi sono spiegato. Nel senso che, essendo uno dei tre giudici, è importante. Esatto. Essendo uno stronzo, meno. Quindi, mediando tra queste cose, io ritorno a dire che lui è uno di quelli che va bene molto per i completisti e per gli amanti di Saint Seiya. Per il popolaccio, per la gente comunque comune che ha un po' più di sale in zucca rispetto al sottoscritto, bah, insomma, può anche star dov'è, ecco. Quindi il mio giudizio finale... Questo personaggio è uscito anche nella versione normale? Sì. Quindi uno che ce l'ha, chi se ne fotte di questo? Questo è un po' fatto meglio. Lo so. L'altro non vale un cazzo. Vabbè. E questo è già invece andato schizzato a... Comunque... No, ma nel senso che se uno ce l'ha, quello vecchio. Ma sì, non è che poi sia tanto... questo è migliorativo. Non ha preso questo. Deve spendere 200 euro per cambiare quello là. Diciamo che se magari lo prendevi per ordine stava sui 130. E se non l'ha fatto? Sono cazzi amari. Si tiene quello là ed è uguale. Ma... chi se ne frega. Fondamentalmente sì. L'amante proprio dei Cavalieri dello Zodiaco invece distorcerebbe un po' il naso. Però ragionando a logica sì. In ogni caso a lui gli do un 6,5 come voto finale. Va bene. E se non siete d'accordo è lo stesso. Ciucciate. Quindi, salutando scusa, noi ci vediamo alla prossima. Vediamo il disturbo.